Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo del bilancio della stagione della Juve. Ora, chiaramente chi vedrà il titolo dirà: ma come lo fai a quasi praticamente a luglio? La stagione della Juve è finita a maggio. Invece no, lo faccio a luglio perché la stagione della Juve è ufficialmente finita sabato, parlando di tornei ufficiali, cioè campionati eccetera. È finita sabato con la finale del campionato primavera femminile. Le giovanili hanno finito qui, quindi se l'Under 17 avesse vinto o l'Under 16 avesse vinto, avrei dovuto aspettare pure lunedì per anche oltre oggi, perché oggi ci sarebbe stata la Supercoppa. E dunque a questo punto oggi posso fare questo video. Mettetevi comodi perché il video durerà un pochino, non sarà un video veloce, ma sarà un video abbastanza pieno di contenuti, perché dovremo parlare di non di tutte le formazioni nello specifico, ma entrando nello specifico di tutti i settori. E cominciamo subito, così ci togliamo il dente. Cominciamo a dire che la stagione in generale della Juventus è stata secondo me positiva, poi traerremo le somme totali. Cominciamo a parlare della prima squadra. Allora, la prima squadra secondo me la stagione l'ha azzeccata in pieno. È un precampionato difficile, non proprio un precampionato esaltante. Il mercato è stato secondo me azzeccato: Bernardeschi, Douglas Costa, insomma non ci sono stati acquisti sbagliati, perché anche quelli che sono arrivati che non hanno reso in maniera sublime, comunque loro l'hanno fatto, quindi insomma il mercato della Juve è stato ottimo e ha portato la squadra a fare secondo me quasi il massimo, cioè campionato, Coppa Italia. È un'eliminazione che è bruciata a tutti, però sicuramente al di là delle eliminazioni in Champions, direi che la Juventus comunque anche in Europa ha vinto a Wembley, ha vinto a Madrid al Bernabeu, cosa che gli era riuscita soltanto altre due volte. Insomma, credo che la Juventus abbia fatto un'ottima stagione. Poi è difficile la stagione perché il Napoli tra l'altro ha tenuto molto in gioco il campionato, e quando succedono queste cose io credo che per qualunque squadra diventa difficile poter giocare a pallone con tranquillità, e credo che la Juve abbia più che altro pensato spesso solo al risultato, tralasciando intensità e agonismo, anche proprio perché lo stress di vedere comunque il Napoli che non cedeva, che ha ceduto praticamente a poche giornate dalla fine, era alto, questo era sicuro. Comunque vincere campionati e Coppa Italia secondo me è già una stagione enorme, eccezionale. Se ci aggiungiamo che oltre alla stagione eccezionale si va ad aggiungere una Champions dove sei eliminato i veri quarti, ma hai vinto ai quarti all'ultimo secondo, secondo me non meritando, contro la squadra più forte di tutti i tempi che ha vinto 3 Champions consecutive, almeno diciamo di tempi recenti, per così via, per parlare così, però poi vai a vedere che ha vinto oggettivamente tutto quello che poteva vincere, tutto il resto che poteva vincere, in più in Europa ha vinto a Wembley, ha vinto a Madrid, insomma hai vinto anche in trasferte in campi veramente meravigliosi e prestigiosi, dove non avevi mai, a Wembley non avevi mai vinto, quindi direi che la Juve alla fine voto altissimo se lo merita, la prima squadra. Alla fine il bilancio direi che è ottimo, non è positivo, è ottimo. Veniamo invece alle J Women, la squadra femminile, e anche qua per me il bilancio non può che essere ottimo, perché è una squadra che è stata fondata l'anno scorso, nell'estate scorsa, è stata messa su in 4-4-8. È chiaro che Braghini ha fatto un lavoro eccezionale mettendo delle ragazze di qualità, delle ragazze esperte, lo zoccolo duro della nazionale, e quando comunque hai uno zoccolo duro di qualcosa parti da una fondamenta, da delle fondamenta serie e solide, e le ragazze hanno fatto qualcosa di eccezionale. Credo che il Brescia, come la Juve, abbia fatto un campionato stratosferico, ma la Juve alla fine credo che alla fine se lo sia meritato. Do solo un dato, perché secondo me il campionato se l'è meritato la Juve. La Juve ha vinto a Brescia 4-0, il Brescia ha vinto a Torino 2-1, per cui secondo me già per questo meritavi gli scontri diretti, tu eri a favore. E non c'era questa regola degli scontri diretti, si è andato allo spareggio tiratissimo, e alla fine anche lì secondo me c'era un rigore clamoroso non fischiato. Credo che lo scontro diretto se lo sia meritato alla fine la Juve, e alla fine nei calci di rigore lo spareggio l'ha vinto, e già per questo quando vinci lo scudetto già la stagione è positiva.
Peccato per la Coppa Italia, che rende la stagione un pochino più amara, perché era anche quella nelle nostre potenzialità, secondo me, buttata via per una partita di nuovo, tirata anche quella col Brescia, nel momento migliore del Brescia, tra l'altro, che poi alla fine è andata incalando, no? Poi soprattutto dopo lo scudetto Brescia ha perso anche la finale di Coppa Italia, vuol dire che veramente quella partita aveva racchiuso tutto. Per quello dico che probabilmente passando il turno col Brescia avresti vinto anche la Coppa Italia. Però va bene, primo anno di attività, direi che insomma lo scudetto è tantissimo, è tantissimo, e siamo soddisfatti di quello che le J Women hanno fatto. Adesso pronti per vedere come andrà la Champions, anche se sarà molto difficile perché in Champions ci sono squadre molto più attrezzate. Ma vedremo, mi fido di Braghin e credo che farà un grande mercato. Bilancio quindi eccezionale. Cominciamo adesso col settore giovanile. Il settore giovanile, secondo me, non ha fatto una stagione distinta. Non è sull'ottimo. L'ottimo sarebbe stato vincendo un titolo giovanile. I titoli giovanili sono tutti veramente molto infidi. Infidi, perché veramente i campionati giovanili hanno questa formula infame, infame di giocarti tutto in una partita. Quindi va anche a fortuna oltre che bravura. Sicuramente l'Inter in questi tornei ha dimostrato di essere veramente forte, però credo che spesso la fortuna faccia la differenza, tipo la primavera femminile che ha fatto un grandissimo campionato. Parlando della primavera maschile, la primavera maschile è partita malissimo, malissimo, ha fatto pessimo l'inizio del campionato. E fuori dalla Coppa Italia sembrava una squadra che rischiasse addirittura di retrocedere in Primavera 2, però poi si è rialzata e secondo me la stagione, per come si era messa, è diventata eccellente, nel senso che poi comunque la semifinale alla Viareggio Cup, facendo per me un percorso bellissimo, però poi alla fine i valori della Fiorentina sono venuti fuori. La semifinale scudetto buttando fuori la Roma, vincendo allo stadio Tre Fontane di Roma, dove non avevi mai vinto, credo che insomma, direi veramente che la Juve ha fatto veramente un torneo eccezionale alla fine. Poi, purtroppo, in semifinale hai beccato l'Inter e te la sei giocata anche alla pari, nel senso, non ha giocato male la Juve con l'Inter. L'Inter ha avuto l'esperienza e il tocco in più per buttarla dentro. Però credo che alla fine la primavera della Juve meriti gli applausi per come era partita e per come ha finito. Quindi, secondo me, merita gli applausi. La primavera femminile pure, adesso al di là di tutto, a me ha fatto male vedere la Juve perdere la finale con la Pink Bari, perché la Pink Bari è stata brava, però la Juve secondo me era più forte. La finale è finita 4-3 per il Pink Bari, segno che comunque probabilmente la mancanza di Lenzini si è sentita tantissimo, perché la leader difensiva è mancata, perché quando prendi 4 gol qualcosa non quadra. Detto ciò, però, posso dire che la primavera comunque ha fatto qualcosa di eccezionale. Ha vinto il campionato piemontese, quindi ha vinto la Piemonte Cup. Questo bisogna dirlo, che è stata campionessa del Piemonte, che non è una cosa così scontata. In Piemonte ci sono tante squadre molto forti a livello giovanile, tra cui la Juventus Femminile Torino e il Torino Calcio Femminile. Anche se quest'anno, ad esempio, il Pinerolo ha fatto meglio di loro, ma comunque sono squadre forti, forti. Ha vinto la Girls Cup. Ragazzi, la Girls Cup è un torneo che si gioca a Cuneo, finito il campionato, no? E hanno partecipato a questo torneo squadre forti, l'Inter, il Brescia, l'Inter, scusate, il Genoa, le due squadre di Genoa, il Genoa femminile e il Genoa Cricket e Football Club, il Torino Calcio femminile, insomma, hanno giocato squadre veramente forti e trovate anche il video, l'ho fatto su quella formazione lì. Quindi la Juve comunque ha chiuso, la Juve Primavera ha chiuso campionato con la vincitrice, la vittoria del campionato piemontese e purtroppo la sconfitta in finale del campionato italiano con la Pink Bari. Però anche lì, come ho detto prima, la formula è una gara secca. Probabilmente in andata e ritorno la Juve probabilmente avrebbe anche potuto vincere il campionato, però in gara secca è sempre come posso dire, un terno al lotto, ti può andare bene, ti può andare male, è veramente infida, infida proprio. Con questo ovviamente faccio i complimenti sempre alla Pink Bari, perché comunque vincere un campionato è sempre una cosa difficile. Però ecco, non posso dare negativa alla stagione della femminile primavera, anche se oggettivamente mi ha un po' deluso vederla perdere, però nel calcio insomma ci sta questo, eh. Ha sbagliato tanti gol e loro ne hanno insegnati. Per quanto riguarda le under 17, e qua faccio un discorso di under 17, qui 16, 15 femminili, femminile, e direi che tutte meritano un applauso, perché tutte hanno raggiunto le semifinali. L'under 15, l'under 16 e l'under 15 femminile hanno perso la finale, l'under 17 ha perso invece la semifinale. Però insomma, anche lì
Direi che tra tutte forse l'under 15 femminile era quella più che poteva vincere il campionato, perché era la più forte dell'Inter, forse, mentre le altre erano inferiori all'Inter. Però anche lì, come ho detto prima, ci sono tanti fattori. Purtroppo l'under 15 l'ha persa i rigori, l'under 15 femminile, però insomma merita, secondo me meritano tutti gli applausi, quindi per me è positivo, anche se non sono arrivati i campionati, non sono arrivati i campionati, meritano comunque un applauso, perché comunque questi ragazzi qua sono arrivati fino in finale. Parlando degli under inferiori, cioè under 13 femminile, male, perché non è arrivata nella fase finale della Danone Cup, è fallito la fase finale, quindi sicuramente diciamo non bene. Benissimo i maschili degli under 12, under 11, under 9, che hanno vinto diversi tornei a livello internazionale, soprattutto direi la Tahiti's Cup. Ah, a proposito, l'Under 17 comunque è arrivato in finale della Future Cup ad Amsterdam, che non è una cosa scontata. Per quanto riguarda gli Under 12, gli Under 9, gli Under 11, insomma tutti i tornei, tra cui due Tahiti's Cup, tra gli Under 11 e gli Under 9, che è un torneo molto importante, molto lungo, che si gioca in Lituania, con il doppio successo, io credo che abbia fatto veramente qualcosa di importante, e questi due tornei già mettono lustro al settore giovanile, perché tornei internazionali come la Tahiti's Cup non era assolutamente facile vincerli. La Tahiti's Cup per la categoria è forse il torneo più importante al mondo, quindi veramente i complimenti li ho fatti, tra l'altro sul sito, ho fatto sul mio canale, potete andare a trovare anche gli highlights di questi, cioè gli highlights di una finale, ma anche ho parlato di questo torneo, perché veramente è un torneo molto prestigioso, e averlo vinto con due formazioni credo che sia stato veramente eccezionale. L'ultima formazione di cui parliamo è il Four Special, che la Juve sta dando veramente lustro a queste squadre. La Juventus Four Special, anche lei, è nata da un anno, e ricordiamo, vi spiego di che cosa si parla, sono le squadre con le difficoltà relazionali, quindi veramente qualcosa di eccezionale. Già il fatto che tutte queste squadre facciano questi tornei, già secondo me meritano tutte di vincere. Comunque la Juventus ha vinto due campionati, ha vinto il campionato italiano di quarta categoria, ha vinto anche la quinta categoria, quello quinta categoria un pochino più agevolmente, quarta categoria, lotta all'ultima giornata vincendo l'ultima partita con il Milan. Per la quinta categoria invece un pochino più agevole è stato il cammino, ricordiamo che poi quarta categoria e quinta categoria in base anche alla difficoltà dei ragazzi, mettiamo così. Quindi anche per il Four Special ha partecipato con tre squadre, due in quarta categoria, una in quinta categoria. La quarta categoria la Juve ha vinto entrambi i tornei, quindi direi che Four Special credo che sia stato un successo a prescindere, perché vedere questi ragazzi che giocano già è una vittoria per tutti. Però sono due scudetti che la Juve ha portato a casa, due campionati che la Juve ha portato a casa, e fa sempre comunque piacere vedere la Juve prima di altri. Dunque, facendo un resoconto totale, a questo punto la Juve ha chiuso con quattro scudetti, appunto il campionato di Serie A, il campionato di Serie A femminile e i due Four Special, quarta e quinta categoria, anche se la quarta categoria è quella un pochino più prestigiosa e più importante. E perciò quindi credo che alla fine la Juve ha chiuso con quello, una Coppa Italia. E in più, se ci aggiungiamo le due Tahiti's Cup a livello giovanile e comunque un buon torneo di Viareggio, la vittoria al Philadelphia, che non è assolutamente da sottovalutare, dopo 25 anni tornare alla Philadelphia e vincere, la vittoria alle Tre Fontane, quindi anche il settore giovanile ci ha dato delle soddisfazioni. La Primavera femminile, che è arrivata in finale sfortunata, ma poi l'ha persa, però comunque è arrivata in finale. Io direi che comunque l'anno della Juve alla fine non può che essere positivo, in generale. E cosa cercherò nel futuro? Secondo me la Juve cercherà ovviamente di migliorarsi ancora in Europa, di provare di nuovo a rifare un altro double, che non è assolutamente una cosa scontata, perché qua sembra che sia normale vincere il campionato di Coppa Italia, non è così. E ovviamente cercare anche nel femminile di fare qualche double magari, e cercare di vincere anche la Coppa Italia e non solo il campionato, oltre che ben figurare in Champions, anche se sappiamo tutti, dobbiamo mettercelo in testa, che Lione, queste squadre qua, Wolfsburg eccetera, sono per il momento di un'altra categoria, però poi chiaramente si lavora, anche perché siamo una squadra giovane, e ovviamente l'anno prossimo mi auguro che qualche squadra giovanile riesca a portare a casa il titolo italiano, perché credo che quest'anno l'abbiamo sfiorato troppe volte, adesso dobbiamo andare dritti sull'obiettivo e portarlo a casa. Ragazzi, come promesso, questo video purtroppo è durato un po' troppo, però volevo fare chiaramente un altro obiettivo sarà quello di confermarsi anche col J4 Special, perché questi ragazzi lo meritano assolutamente.
Ah, aggiungo anche le Academy che hanno fatto insomma una stagione ottima, tra cui l'Academy di Miami che ha vinto il campionato della Florida. Quindi insomma direi che anche le Academy hanno lavorato bene e l'Academy World Cup ha portato la Tunisia sul tetto del mondo delle Academy, quindi anche le Academy secondo me hanno fatto un grande lavoro. Ragazzi, io schiudo qua il video perché veramente sono andato veramente oltre. È stato un anno secondo me molto buono per la Juve, ma ovviamente l'augurio che il prossimo sia ancora migliore. Ovviamente adesso già vedremo alla fine dei mondiali se riusciremo a aggiungere dei campioni del mondo al nostro record, visto che siamo la squadra con maggior numero di campioni del mondo, sarebbe bello ampliarlo e portarlo, rimpolparlo un po'. Chiudo qua il video, me non resta che salutarvi, augurarvi una buona settimana, ci vediamo con i video dei mondiali, oggi non l'ho fatto perché purtroppo avevo troppo da fare. Ma riprenderemo presto con i video appunto sul mondiale. Io vi saluto e vi auguro una buonanotte. Ciao!